Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo andarono da Gesù la madre e i suoi fratelli, ma non potevano avvicinarlo a causa della folla. Gli fecero sapere: «Tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e desiderano vederti». Ma egli rispose loro: «Mia madre e i miei fratelli sono questi, coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica». Possiamo fermarci un po' su questa parola famiglia, l'area di famiglia, perché è una realtà che è tanto cambiata e sta cambiando. Ma le novità, quelle vere a questo mondo, le ha portato uno solo, Gesù Cristo. La vera rivoluzione della famiglia l'ha fatta Lui. E anche la famiglia, Lui l'ha rinnovata, l'ha trasformata. Raccontano i tre sinottici, Matteo, Marco e Luca. Gesù sta predicando in mezzo ai suoi discepoli e ad altra gente, a un certo punto gli dicono: «Chi fuori ci sono tua madre e i tuoi parenti che ti cercano». Lui gira lo sguardo su quelli che stanno all'intorno e gli dice: «Ecco mia madre e i miei fratelli». E aggiunge: «Perché chi fa la volontà del Padre mio è per mio fratello, sorella e madre». Questa parola di Gesù ha radicalmente rinnovato la famiglia per il legame più forte, più importante per noi cristiani, non è quello più del sangue, ma l'amore di Cristo. Il suo amore trasforma la famiglia, la libera dalle dinamiche dell'egoismo che derivano dalla condizione umana e dal peccato, la libera, la arricchisce, e la arricchisce di un legame nuovo, ancora più forte ma libero, non dominato dagli interessi e dalle convenzioni della parentela, ma animato dalla gratitudine, dalla riconoscenza, dal servizio reciproco.